tutto fa spettacolo. L'hockey su prato, il catch con sigaretta in bocca, l'impero romano e la noble art praticata con guanti rossi. E c'è chi vuole 26 domeniche da Coppa dei Campioni. Ma l'atmosfera del mercoledì è tutta un'altra cosa. Dopo la battaglia col Napoli, la Roma è senza Giannini e Manfredonia ed inoltre ha il fresco ricordo del 3-0 rimediato a San Siro dall'Inter il 1 ottobre. Radice così preferisce attestarsi sul centrocampo ed impostare una diligente partita di contenimento per sfiancare il Milan. Le novità giallorosse sono Pellegrini e Di Mauro. Sacchi ha perso Rijkaard e Costacurta, ma davanti recupera Donadoni mentre in difesa schiera Maldini centrale. Sulla fascia Salvatore, sfumatura alta, tipo l'ultimo dei Moicani. È il solito Milan che va subito all'assalto ma riesce a tirare con efficacia poche volte. Ancelotti è il fulcro e il punto di riferimento rossonero, va al tiro e si permette persino un tunnel alla Germania. Giovanni Galli è disoccupato. I milanisti non mollano, creano diverse occasioni, ma in questa circostanza è Tempestilli a salvare una situazione difficile. Delia è stato ad arbitrare in Irlanda e parla in perfetto inglese e giallorosso. Cervone non è l'ultimo arrivato e si vede bene su questa incursione di Simone. La Roma non butta via la palla alla viva il parroco, pardon, viva il cardinale, vista l'abbondanza di eminenza. Giovanni Galli comincia ad avere fastidi dai vispi giallorossi all'inizio della ripresa. Varesi deve prendere iniziative personali per forzare i tempi. Van Basten, come i pittori fiamminghi, si innamora del pennello e fa tardi agli appuntamenti. Capitan Varesi rimedia l'ammonizione che farà probabilmente scattare la squalifica. Cervone si esibisce in una serie di parate notevoli. La partita, tuttavia, sembra da 0-0. E le finezze di Conti non servono alla Roma. Alla prima disattenzione il Milan colpisce duro. Van Basten segna così e Sacchi applaude. Per i rossoneri tuttavia non è la fine dell'incubo. Galli deve salvare il risultato in collaborazione con Desideri. I romanisti mettono paura al Milan ma non concludono adeguatamente. La Roma così lascia ancora San Siro sconfitta. Enrico Sacchi. Quando sono entrati tutti gli infortunati a fine partita, un mio giocatore ha fatto una battuta, questa, oh, adesso sta entrando la vera squadra. Era una battuta, però era significativo anche di tutto quello che stiamo patendo qui al Milan in questo momento. Van Basten e il contratto. No, ma l'anno scorso tutti hanno parlato mezzo anno da Barcellona, adesso si comincia già da Juventus. Però io sto bene al Milan. A chi dedichi questo gol? Diciamo a Filippo Galli, perché ho avuto un incidente con lui, un po' sfigato si dice,